Le realtà che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, nelle trasmissioni passate, sono due realtà che noi giudichiamo di eccellenza, nel senso che lì gli operatori e i dirigenti di queste due strutture, sia la Roncati che quella di Montese, hanno saputo interpretare molto bene le precauzioni, le cautele, le attenzioni dovute al fatto che c'era in atto la pandemia di coronavirus. Lì si è dimostrato come le buone pratiche consentano di evitare gli incidenti che purtroppo invece in altre realtà sono capitate, cioè situazioni nelle quali sono rimasti contagiati sia operatori sia ospiti e dove abbiamo avuto purtroppo anche delle morti, una fra tutte un operatore nostro delegato che è deceduto proprio per il coronavirus. Gli operatori sono stati vittime come gli ospiti e quindi è stato dato un bonus agli infermieri e ai dottori. Sarebbe utile che anche gli operatori di queste strutture gli venisse riconosciuto il sacrificio che hanno dovuto sopportare. Comprendiamo il dolore dei parenti che si sono costituiti in comitati in questa fase, rivendicando essenzialmente una cosa, verità e giustizia su quelle che sono gli errori eventuali che sono stati fatti. Ovviamente siamo a fianco dei parenti, delle vittime, disponibili a dare il nostro contributo se e nel momento in cui venisse richiesto. Non escludiamo, se dovessimo individuare le condizioni, di costituirci anche come parte civile nei confronti di strutture che palesemente abbiano, diciamo così, non applicato le norme e abbiano determinato questo tipo di situazione. Ma poi importante sarà aprire con la Regione un confronto sul nuovo piano sanitario regionale. Lì dobbiamo imparare da quello che è successo. Noi pensiamo che ci sia stato un elemento fondamentale che abbia consentito all'Emilia-Romagna di uscirne meglio che in altre regioni: la medicina territoriale, dove hanno avuto un ruolo determinante sia i medici di famiglia che le case della salute. Pensiamo che da questo punto di vista qua vada completato il quadro della Casa della Salute, così come va, diciamo così, sollecitato in un qualche modo la questione dei medici di base, perché non su tutto il territorio questi sono presenti. Quello che sarà importante è avere un piano se dovessimo trovarci ad un ritorno di pandemia qua in autunno, come qualcuno ha preconizzato, speriamo di no, ma bisogna essere preparati anche alle eventualità più negative. E io le do la tessera. Questa chiusura ci ha preso un pochettino alla sprovvista, però ci siamo mossi, ci siamo organizzati, l'amministrazione comunale ha fatto la sua parte organizzando i gruppi di volontari per la consegna del cibo, la spesa, eccetera, ovviamente chiedendo il supporto delle associazioni di volontariato, compreso lo SPI. Noi volontari dello SPI siamo presenti anche in altre associazioni, quindi c'è un intreccio di collaborazione, di voglia di fare che ovviamente ha aiutato nel sostenere la cittadinanza, la comunità in questa brutta storia. Abbiamo fatto un sacco di telefonate che hanno aiutato, devo dirlo, anche me personalmente, perché il contatto con la gente, sentire se aveva bisogno, due chiacchiere, un saluto alla famiglia, insomma, un contatto umano che ovviamente è importantissimo. Ne abbiamo fatte tantissime e la gente ha apprezzato molto, soprattutto gli anziani che sono il nostro pane quotidiano, sono rimasti veramente bloccati in casa, spesso soli. Tengo a sottolineare che questa cosa ha ribadito, se mai ce n'era bisogno, l'importanza che lo SPI mantenga i contatti con la propria comunità, con la propria gente. E questo è un sistema che a noi è piaciuto molto, ci ha fatto sì che il tessuto fosse comunque coeso in questa situazione di emergenza e che nessuno fosse lasciato solo. E per lo SPI questo è importante perché noi siamo in mezzo alla gente, siamo la gente in mezzo alla gente. Ci curiamo di una parte che viene considerata fragile, anche se di fatto poi è una risorsa importantissima per la società. E parlo dei pensionati, quindi delle persone, diciamo, un pochino avanti con l'età. E che anche in questa situazione si è dimostrata veramente una risorsa, perché le persone volontarie erano anche anziani che si sono messi in discussione, in gioco e a disposizione della comunità e delle altre persone. Quindi credo che questo incarni perfettamente lo spirito che anima i volontari dello SPI e lo SPI.